Amici Planet TV, è proprio tornata l'estate perché c'è la Villa Fiorelli, quindi l'estate è ufficialmente cominciata. Siamo solo all'inizio di quella che sarà scusa, la stagione. Vengo di qua, scusa. Oh, perché è in discesa, sembra un nano, lei sembra gigantesca. Questo locale è in salita, voi entrate da un parco meraviglioso che c'è qui a Prato, salite, entrate nel parco in mezzo al verde e poi arrivate qua a fondo, c'è una villa meravigliosa. Nel punto più alto poi del locale, sali, c'è una specie di console dove è posizionata Radio Bruno, dove tu stasera e tanti tutti i giovedì farai la diretta radiofonica. Dalle 21 alle mezzanotte sarò in diretta dalla Villa Fiorelli, faccio lo speaker radiofonico e presento naturalmente la serata della Villa Fiorelli. Potete ma non solo. Diventare protagonisti tutti quanti voi di questa diretta. Certo, perché io vi intervisto. Vado a mangiare perché qui fanno un aperitivo fantastico, si mangia benissimo. Con Marco Vigiani, Laura Toccafondi, Planet TV Villa Fiorelli. It's been a long time, baby. Yeah. All I want is you. That's right. It's pretty simple. Tell me what you in the mood for. Lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. You feel tired, I lay you down on the white sand. Softly like grain of sand play between your toes. I touch you with my hands all over your body and soul. Just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go. When I stroke you slowly, tender like a breeze, caress leaves, I'll make you surrender. Whisper sweet something, speed up your heartbeat, slow you down in the ocean before we go to sleep. Siamo già alle 21.04 minuti primi, amici radioascoltatori, buonasera. Ci stiamo collegando, anzi siamo già collegati con la Villa Fiorelli di Prato per, come ben sapete, per 3 ore di grande musica, di grande successo, di grande divertimento con la gente che frequenta questo locale che è la Villa Fiorelli di Prato, e noi partiamo con Night Adventure. Nothing else matters as long as I have you from now and hereafter. After you closing your eyes and tell me what it's like, start to imagine how we're sitting on the top of the hill, watching a sunset with such a passion, surrounded by a dozen of lakes. Everything tastes sweet from the lemon to the grapes. I'll make you feel like a kid again around the age of 7 and 8. Auguri per il compleanno, è il suo compleanno oggi. E per l'occasione sono venuto a Villa Fiorelli, ho fatto 50 chilometri. Suo compleanno sarebbe il mio compleanno. Poi non è Villa Fiorello ma Fiorelli. Fiorelli. No, ha detto Fiorello, Fiorelli. Hai detto Fiorello, sono tanti Fiorelli. Tanti Fiorello, capito? Tu sei Fiorello della Toscana. Dicevo, ti chiami te invece? Maurizio, l'avevi già detto, effettivamente, rincoglionito, sono della Toscana, è più rincoglionito della Toscana. Maurizio, tu hai partecipato per 2 volte a Saravanda, te lo ricordi? No, te lo ricordi senz'altro. Ma vi ricordate quella trasmissione televisiva dove c'era Papi che conduceva? Era il gioco. Il gioco bisognava indovinare le canzoni, i titoli delle canzoni, facevano sentire le note musicali, poi facevano delle domande. Ai provino ero fortissimo, mi chiese neanche che lavoro facevo perché sapevo tutto, anno, chi la cantava, chi l'aveva scritta, tutto. Sono arrivato lì, ero emozionato, c'erano riflettori. Le telecamere, lo vedete che ti riprendevano? C'era Papi, diceva più bischerai di te. Poi sei stato anche recidivo perché 2 volte hai partecipato, vero? Mi chiamarono dopo 2 anni, mi dissero: c'è da buttare fuori questo campione, se tu sei forte. Io detto, ma io son venuto 2 anni fa, io quelle 9 non le so. Mi hanno detto: Fausi, domani in treno tu compri TV Sorrisi e Canzoni e tu ti studi tutti i titoli delle ultime canzoni. Sì, andà lì e mi hanno messo Cenerentola. Ma è proprio simpatico qua, ospite naturalmente qua alla Villa Fiorelli. Tra poco arriveranno anche i DJ, vero? Perché stanno giocando la nazionale italiana DJ, sta giocando a calcio, anzi ha finito ora di giocare contro, chi giocava contro? Vecchie glorie Prato e Pistoiese. Le vecchie glorie del Prato. Quali sono le vecchie glorie del Prato? Ci sarà stato lui sfortunato, lo straniero del 1980 della Pistoiese, fece una presenza in Serie A. Ma
non lo so se, se c'era, poi semmai tra poco arriveranno qua. Siccome tu sei stata a Sarabanda, le cuffie ce l'hai, io ti passo questa canzone un attimino, ti faccio sentire. No, 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 quella che parte ora, che è fortissima, è un pezzo dell'estate 2015. Senti? Indovina qual è? Subito, dico. È il mismo. Non abbiamo platypus di queste canzoni questa settimana. Dietro la postazione di Radio Bruno, dove ci sono tutti i DJ. Infatti, i DJ è un po' come lo speaker radiofonico, no? Che tutti conoscono nel tuo caso, no? La tua voce, nel loro caso tutti conoscono la loro musica, ma i volti non sempre. No. Allora legheremo un volto a un nome di DJ, perché siamo faremo la televisione. Delle figuracce pazzesche, te lo dico. No, perché loro, lo sai, hanno giocato contro le vecchie glorie del Prato e della Pistoiese, tutto in beneficenza naturalmente, e hanno giocato a calcio perché è la nazionale italiana calcio DJ. Ad esempio andiamo a trovare qualche DJ, va bene? Andiamo. Vai. Allora abbiamo qua Rigri Rua, questa Ciao. È la storia. La storia anche recente, ma anche sì. di sempre, perché te hai cominciato da un bambino vicino così. Sono 25 anni che sono, quindi fai te i conti. No, lo so, ma sono tanti anni, 25 anni non sono pochi. No, perché no. Poi sembra un ragazzino di 17 anni, sembra. 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 La realtà, al buio. Al buio. Si vedono i capelli bianchi. Hanno giocato a pallone, perché i DJ, non è vero che sono tutto disco e mojito, non è vero, vero? No, non è vero. A parte lui. Ha fatto gol. L'unico che ha fatto gol. Ha fatto gol lui? Sì, ha fatto un gran gol. Ha fatto un gol? Gol alla Rumenig. Cioè, infatti vorrei capire un po' la formazione, no? Quindi... Poi sono il portiere della nazionale. Portiere. Poi ci abbiamo. Zappalà che sta. Sto qua. Sulla fascia, lo vedo sempre. Pseudo terzino. Che dritta che è scivolato, no? Sì, no, io scivolo già negli spogliatoi. Poi abbiamo DJ Nitro che sta centrale. Questi sono ragazzacci. Qui abbiamo anche che ruolo è ruolo? Ruolo? Alla sinistra. Ovvero in panchina. Brava, la panchina è sempre sulla sinistra. Dipende da che parte è il campo, però. È arrivato anche il presidente della nazionale, il nostro Gary Guido. Guido! Ah, Gary Guido è il presidente! Gary Guido è il presidente della nazionale. Ma te hai visto chi c'è qua? No, là, Gary Guido, girati qua, mi spieghi tutto un attimino. Spiega, presidente. Ci stavano. Robertino, Provenzano, questo viene dall'Australia. Sì, abbiamo sposato. Ricci è uno dei senatori. Infatti. Zappalà è un altro dei senatori. Eccoci qua. Noi siamo i senatori. Zappalà o zappa la palla? No, io zappo solo là. Solo là. Zappa i miei amici. Poi stanno arrivando anche gli altri, insomma c'è un po' di tutto. Ora qualcuno è dovuto andare via, è dovuto rientrare in sede, per esempio Spine, insomma. Spine, cioè, sì, che domani mattina alle 8:30 è a 105 che deve audio. Una puntata. A parte le battute però. Questi sono tutti DJ, a parte questo, che arrivano da tutta Italia, si fugano di tasca. Che girano tutto il mondo più che altro. Lui viene giù da Berlino a fare queste partite qua, cioè, quindi un applauso particolare. Ma ci mancherebbe come minimo, il minimo che si possa fare, dare retta al nostro presidente e venire a fare queste splendide manifestazioni. No, l'anno scorso, qual è stato il disco che ha girato in tutti i club migliori d'Europa? Come si chiamava? Ce ne sono stati tantissimi, però quello mio, nella sua radio, non so quante volte è passato. E come si chiama? Io lo devo ringraziare, Last Night to Tango. Ecco, insomma, poi abbiamo qui un altro personaggio, vieni qua. Anche lui è uno dei personaggi storici della musica da radio, da diciamo salsa, si può definire così? Latin dance. Samuel Kinko. Quest'anno che cosa hai quest'anno? Quest'anno ne ho fatti due nuovi, uno si chiama Toca Loca e uno con Riccardo Scioni che si chiama Chiaro Volar. Ah, che è anche la sigla del Guercio, no? Fantastico, conosciamo un locale che abbiamo trovato con Planet TV. E tu l'hai suonato insieme? Insieme a Riccardo, sì. Chiaro Volar. Bene. Tutti i generi, quindi, hai riunito tutti i più grandi DJ di tutti i generi, che di tutta Italia, allora, che girano il mondo. Qui diciamo ci sono tre generazioni, quelli che suonavano col vinile, quelli che suonavano col CD e oggi quelli che suonano con le chiavette. E quelli che suonano i campanelli.
sono anche quelli. Poi c'è anche quelli, sono altre cose, ma lasciamo fare. No, Robertino, vieni qua. Un altro grosso personaggio. Allora, Robertino, allora grande. Domanda un po' chi... Sei un grosso personaggio, ma ti chiamano Robertino. No, figurino, figurino. No. Allora, spiega come ti chiami ufficialmente. Io sono Robertino e ho un progetto discografico che si chiama Relight Orchestra. E gioco con loro perché per me è un grosso piacere giocare a calcio, è la mia seconda passione a parte la produzione musicale, quindi... E anche lui è uno di quelli che suona in tutto il mondo, qui ci sono DJ che ormai suonano in tutto il mondo. Beh, siete la squadra più suonata del mondo, insomma. In tutti i sensi, in tutti i sensi. Allora, bene. Te l'avevi già intervistato Provenzano? No, Provenzano, il capitano ancora non siamo riusciti. Tossi, un altro DJ famoso, insomma, ha fatto produzione, è un altro di quelli, insomma, ormai da tanto con noi. Anche lui ha fatto. Ecco. E stasera hai giocato dove? In che ruovo? Attaccante. Gol 0. No, ovviamente. Allora, adesso pretendi troppo. Questi due signori. Come l'attaccante? A questi due signori, M2O, 1 e 2, Provenzano. M2, oh, te sei là. Ormai è diventato il capitano quando io faccio 5 minuti e lui. Intervista questi due signori qua. Prego, prego. Mi metto nel mezzo. Quindi, capitano, che vuol dire fare il capitano di una squadra di sonati? Perché la squadra più sonata del mondo siete, no? Che sonate. Sono tutti bravissimi ragazzi, tutti bravissimi calciatori, sono molto orgoglioso di essere il loro capitano perché sono veramente dei ragazzi speciali che fanno anche molti sacrifici per venire qui, cioè è vero, non è sempre, no, siete bravissimi. Sempre facile, insomma, ognuno di noi, chi viene da una parte, chi viene da un'altra, chi dal nord, chi dal sud, quindi c'è sempre per un grande impegno buona. E c'è un bel gruppo di ragazzi molto bravi. Bene, bene, bello. Prossimamente altre produzioni, se importa qualcosa? Sì, adesso sto scendo, no, sì, con un remix, una produzione nuova, si cerca sempre di stare, no, sul pezzo, come si dice in gergo. Sì. Lui mi sa che oggi era poco sul pezzo perché da attaccante non ha fatto nemmeno un gol. Ma lui mi ha fatto disperare, l'ho messo due volte solo davanti alla porta, però noi facciamo altro della vita, ovviamente. Poi ci divertiamo a giocare a pallone, ma i mezzi evidentemente sono quelli che sono. Ecco. Perché c'è chi da piccino sognava di fare il calciatore e chi sognava di fare il DJ. Voi siete tutte persone, vi siete realizzate nel vostro sogno. Ci sarebbe piaciuto anche giocare a calcio. Sai quanti si sono e vorrebbero diventare Provenzano? Ma non lo so, sicuramente qualcuno ci sarà, dai. Va bene, allora continuiamo qui da Villa Ferrari, bello questo locale. Cioè... Molto bello, sì, sì, una bella atmosfera, veramente. Sì, bene, sì. Adesso lo dicono loro, le girano i locali di tutto il mondo. Bene, allora continuiamo con Planet TV e la squadra, la nazionale dei DJ. Nazionale DJ vi chiamate? Nazionale italiana DJ. Fantastico, bene, continuiamo. Planet TV, Villa Ferrari. Abbiamo trovato i DJ resident, Marco Ferrucci. Mi hai intervistato anche l'anno scorso. Sì, ma quest'anno solo te, e questa è la cosa. Solo te. Cioè, a volte, a parte stasera che ce n'hai 10 DJ, tutti gli amici, è un fatto eccezionale. La Villa Fiorelli ha cambiato un po' la politica, ce ne vuoi parlare un po'? Sì, abbiamo come il nostro spot di quest'anno, il futuro è un grande passato. E praticamente proponiamo un sound da ascoltare, se si vuole muoversi si muove, ma non aggressivo. No, no, assolutamente, poi con quello che piace fare a me. Un sweet house, insomma, un house. Si passa dalla classic house Chicago Detroit 80-90 alla una deep ricercata con richiami 70-80, cosa abbastanza raffinata e particolare. Tutto questo, cioè durante la periscena ma anche dopo. Sì, si sviluppa in crescendo, però sempre con un'onda molto morbida che cresce, però che porta, diciamo, il pubblico, gli amici, i clienti a mantenere un, diciamo, un concetto di serata di ascolto con movimento, ok? Ascolto perfetto, con movimento. Bello. Noi facciamo lounge bar, questo Villa Fiorelli, come vedete negli spot è lounge bar, no, era per capire, lounge bar. Lounge bar. Basi. Super!
Allora, bello. Che ha appena festeggiato il compleanno. Bravo. Lui ha il coraggio di intervistare questi due nel buio. Tanta roba, tanta roba. Quando uno se ne va a cercare. Tanti anni fa mi hai dato un... a Pratilia, 20 anni fa, vinsi un accappatoio. No! Sì, 20 anni fa. Che un con un gioco? Con un gioco ho fatto io. Sei il numero uno. Grandi. Il mio messo cuore morto. Tra poco ci saranno i saluti, perché mancano 20 minuti alle mezzanotte che noi chiuderemo questo collegamento dalla Villa Fiorelli, dove c'è stasera tanta gente, tanto divertimento, un giovedì sera particolare anche per il mio compleanno e poi tante altre cose. Poi a mezzanotte finisce il compleanno, non ne parliamo più, mai più, per un anno, o dopo, prossimo anno lo rifaremo.